E ora sono con il sindaco Antonio Fani, sindaco di Castel San Nicolò, perché ieri in Prato Magno si è ricordato Herbert Hinkler, che è stato un aviatore australiano caduto in Prato Magno con il suo velivolo nel 1933. Ieri ci sono state varie iniziative con le quali si è dato avvio alle celebrazioni dei 90 anni dalla sua scomparsa. La sua fama è diventata leggenda, una leggenda che ancora vive nella nostra montagna. Sindaco, chi era Hinkler e cosa accadde quel 7 gennaio di 90 anni fa? Ecco, intanto saluto, buongiorno a lei e ai telespettatori. 90 anni fa accadde che Hinkler stava tentando per la sua seconda volta questa trasvolata dall'Inghilterra, la nazione praticamente che l'aveva accolto e che lo considerava anche lei eroe nazionale della Prima Guerra Mondiale, perché nell'aviazione appunto inglese aveva combattuto, l'Australia faceva parte del Commonwealth e quindi dipendeva direttamente in quel periodo dalla corona britannica. Partiva dall'Inghilterra e si dirigeva verso l'Australia cercando di battere e di riconquistare il record che gli era stato sottratto poco prima. E purtroppo nella prima tappa che vedeva dall'Inghilterra con atterraggio a Brindisi, il Prato Magno per lui, si suppone in seguito a un problema meccanico, fu fatale. E intorno a questo disastro, a questa anche tragedia umana, perché poi lui non morì subito, quindi rimase alcune ore, alcuni giorni, non lo sappiamo, fu ritrovato 111 giorni dopo, molto probabilmente in seguito anche allo scioglimento delle nevi, da persone locali, carbonai locali della frazione di Cetica nel comune di Castel San Nicolò, appunto nel mio comune. Questa segnalazione fu fatta al forestale comandante della locale stazione di Castel San Nicolò, Adamo Gambineri, che è arrivato sul posto e molto probabilmente informato da tempo, visto che erano passati oltre 3 mesi da quando appunto Hinkler era scomparso, redasse l'atto di ritrovamento e l'atto di riconoscimento. Fu portato a Castel San Nicolò in piazza Matteotti, in un ambiente comunale, e poi lì si decisero al tempo i funerali di Stato. Fu portato a Firenze al cimitero degli inglesi, dove lì è sepolto. E poi successivamente negli anni 70 abbiamo avuto come cittadini del Casentino e come cittadini di Castel San Nicolò, abbiamo avuto tramite questi contatti che sono arrivati dall'Australia, abbiamo preso contezza di quanto Hinkler fosse considerato in Australia come eroe nazionale e anche in Inghilterra. E per Certo. questo nel 2013, nel 2015 sono state poste dei memoriali nella zona. Ieri appunto ci siamo recati a questi cippi. Diciamo che la figura di Hinkler è un personaggio che ha affascinato le istituzioni e anche tante associazioni, tante persone che si sono messe alla ricerca, hanno cercato di approfondire anche quello che è successo appunto 90 anni fa lì in Prato Magno. Ieri si è cercato, come si diceva, di iniziare questi festeggiamenti che poi andranno avanti nel corso di questo 2023, sindaco, giusto? Sì, assolutamente sì. Ieri è stato l'incipit, come era l'8 gennaio, quindi diciamo ripercorrendo proprio la tappa, il 7 è avvenuto del 33, il 7 gennaio del 33 è avvenuto l'incidente, e c'è stato un gruppo legato appunto, come diceva lei, ad associazioni che ha ripercorso il tragitto dalla locanda da Giocondo fino al punto in cui Hinkler è morto, e poi
lì abbiamo visto un video e abbiamo ripercorso così in maniera anche molto semplice, visto le condizioni meteorologiche anche del periodo avverse. In primavera, estate, ci riproponiamo appunto di valorizzare in questo 90° anno ancora di più questo aspetto, anche perché in questi ultimi anni è appunto emersa questa particolarità ulteriore perché Winkler sembra che in questo patomagno abbia ancora la sua anima che aleggia e che nasconde alcuni misteri. In particolare, ecco, ricercatori del luogo come Scarpini, come Franco Scarpini e altri suoi collaboratori hanno individuato un altro elemento che nel tempo si era andato perduto. Non so se voi potete mostrare anche delle immagini. Noi vorremmo in queste celebrazioni appunto portare alla ribalta questo ulteriore aspetto che fa parte della memoria di Winkler, cioè il fatto che negli anni 70 l'azienda di Stato acquisì a livello del demanio pubblico e poi promosse la piantagione di una abetina che spiccasse all'interno delle faggete che ci sono sul luogo e riproducesse il perimetro della Gran Bretagna. Questo aspetto sconosciuto totalmente dalle persone del luogo anche nel 2013-2015 quando intervennero sul posto per le celebrazioni anche gli ambasciatori australiani, forze dell'ordine britanniche, amministratori locali e regionali, questo aspetto non era emerso. Oggi lo vogliamo portare alla ribalta perché credo che sia un elemento anche che dà un valore un po' internazionale, diciamo così, al panorama morfologico del Pratomagno, visto che visto dall'alto, da alcuni punti, si può scorgere proprio il perimetro della isola britannica. Che è E stata questo è un elemento molto importante, certo, direi, significativo, simbolico, ecco. assolutamente affascinante come altre storie affascinanti che appunto poco fa ricordava Franco Scarpini, anche lui ha raccontato, ma ci sarà modo poi appunto, visto che i festeggiamenti sono appena iniziati, di tornare ad approfondire ancora di più sia la figura di Winkler che appunto anche quella parte della nostra montagna. Intanto il tempo per oggi a nostra disposizione, Sindaco, è terminato. Grazie ad Antonio Grazie a Fani voi. per Grazie essere stato con noi questa mattina. Grazie, Sindaco. a voi, buona giornata e buon proseguimento e buon anno. Grazie, buon anno.